Calabria, provincia di Catanzaro, con Nelle mie ossa, canta Lucia Rocchetta. Si vede questa neve che mi brucia le vene e le fiamme nella testa son vere. Verso un po' di vino dentro il bicchiere, nello specchio mi scopro da sola e questa immagine non ho dalla gola. Tutto intorno a me si scolora, dimmi dove andiamo allora. Grazie. Devo dire che è veramente emozionante. Oggi Info Magazine inizia con un pezzo di una ragazza che ho conosciuto da poco, però una ragazza che trasmette tanta emozione, e l'ha trasmesso proprio con questo pezzo, che è arrivata terza al premio Mia Martini. È l'unica calabrese, è l'unica, diciamo, la terza classificata, le altre non è neanche italiana, quanto ho capito. Perciò, insomma, per noi è un grande momento di musica e di una giovane calabrese che va avanti nelle musiche. È un campo molto difficile, però parliamone con lei personalmente. È venuta a trovarmi negli studi Lucia Rocchetta. Ciao Lucia, come Ciao. Stai? Bene, grazie. Innanzitutto ti faccio i complimenti, grazie. Ti puoi accomodare. Ti faccio i complimenti per il bellissimo pezzo. Grazie. Veramente mi sono emozionato. Vedere una giovane artista come te che ha dato il massimo in quella serata del premio Mia Martina, che si è svolto a Cittanova, se non sì. mi sbaglio, giusto? Ormai è un premio consolidato. Le prime classificate sono sicuramente persone che avranno il successo che meritano. Allora, innanzitutto, presentati, conosciamone, okay. Di dove sei, cosa fai, tutto quanto. Allora, di dove sei, Lucia? Allora, io vengo da Martirano, un paesino in provincia di Catanzaro. Se studi? Dovrei iniziare a breve l'università. Perciò, insomma, ancora sei piccola, sì. Insomma, sei... E come... devi maturare ancora tanto. Come sei entrato nel campo musicale? Come ti è venuto in mente di scrivere questo pezzo che sembra un pezzo di una cantante già esperta? Allora, io in realtà canto da circa un annetto,
E questo pezzo nasce dalle bozze delle mie note, dove io racconto le mie emozioni più profonde, quindi le mie paure, i momenti in cui ero più triste. E poi da lì, insieme all'aiuto del maestro Giovanni Nicotera, è nato appunto questo brano, proprio per il premio Mia Martini. Cioè, un pezzo che esce proprio dalle ossa, infatti, sì, poi si è sentito dalle mie ossa. Cioè, praticamente è stato un po' complicato il pezzo, quanto ho capito. Ci è voluto del tempo che uscisse a partorire una melodia così bella, anche le parole. Allora, in realtà, per fare questo brano, ci abbiamo messo veramente poco, sia perché... Siete dei geni, poi Giovanni Nicotera è bravo. Esatto, grazie appunto all'aiuto di Giovanni. Ci abbiamo messo davvero poco, nel giro di un giorno siamo riusciti insieme a buttare giù le prime strofe e anche la melodia. Poi ovviamente la creazione del brano è venuta dopo una o due settimane. Ma tu quando ti sei reso conto che avevi una voce così... ben impostata, da curare ancora, certo, però ben impostata, perché ci vuole tanto studio. Beh, sicuramente è stato grazie a Vittorio Lanzo, che è il chitarrista della mia band, che una sera mi ha sentito cantare nel suo pub per puro caso e da lì subito mi ha incitata, invogliata a cantare. Cioè, da lì abbiamo creato proprio un percorso insieme, dove grazie a lui ho acquistato anche molta più sicurezza in me stessa, e se ad oggi sono arrivato a questo punto è anche merito suo. Tu hai fatto il premio Mia Martini, sì, che diciamo è una vetrina importante per gli addetti ai lavori di musica d'autore, è conosciuta a livello nazionale, infatti a Sanremo c'è il premio Mia Martini, sì, non per questo, perché Mia Martini era una grande cantante, una grande interprete, no? È più giusto a Sanremo, io che Sanremo l'ho vissuto 34 anni, anche quest'anno mi auguro di andarci, saranno 35, il primo Mia Martini è sempre considerato uno dei premi più prestigiosi. Tu sei arrivata terza, darai qualche pezzo da proporre al Festival di Sanremo, non lo so, in qualche talk o in qualche... i talent che ci sono in giro? Allora, questo diciamo che è da vedere, perché comunque, come abbiamo detto prima, io ho ancora molto da imparare e devo essere sicura al 100%. Del pezzo che hai? Sì, sì, esatto. Ma tu già ti stai preparando, già scrivi qualcosa? Ancora no. Allora, ti vuoi godere questo momento del terzo posto? Ho vinto a Civitanova, sì, per il premio Mia Martini. Ma tu, nel momento in cui ti sei iscritta, innanzitutto come sei arrivata al premio Martini? Allora, di chi è stata l'idea di portarti? Di Vittorio. Io, sì. Un giorno mi ha detto proprio se avessi intenzione di partecipare appunto a questo premio e io, senza pensarci due volte, ho detto sì, perché no? Principalmente perché non ho mai studiato canto e quindi per me era un'esperienza per fare esperienza, nel senso non sono mai entrata a fare, quando sono andata a fare il provino, non sono mai entrata con il pensiero di dover vincere. Giusto per divertirti, un'esperienza. Per fare esperienza, perché comunque c'erano delle persone davvero importanti là e comunque abbiamo fatto anche degli incontri dove per me sono stati molto formativi. Però devo dire, tu giustamente sei una ragazza sincera, ed hai detto sono ancora all'inizio, devo partire, questo è solo un divertimento. Però nel divertimento vedo che sei circondato già dalle persone che di musica sanno tanto. E questo è importante, sì, perché forse hanno visto il talento in te. Tu che ne dici di questa cosa? Me lo auguro, lo spero. No, perché se no non è che tutti hanno qualcuno che la segue. Tu invece sei seguita da certe persone che lavorano nel campo musicale. Sì. Nel campo musicale impegnativo, non nel campo musicale così, ecco. Sì. Questo cosa significa per te? Spero che sia una cosa positiva. Poi parecchi giornali sono occupati di te, sì, del suo posto, no? Sì. Visto che parecchie testate giornalistiche hanno parlato di te, perciò hai avuto più o meno un passaggio mediatico, sì, per una principiante col terzo posto di Mia Martini, insomma. Sì,
Se ne è parlato sulla Medino, su diversi. Domenica sarai ospite a un programma televisivo, sì, su questa emittente, da Renato Grandinetti, ti esibirai pure là, sì. Però io, siccome le persone appena ci hanno visto, no? Hanno detto, hanno visto il pezzo, no? Non sapevano di che si trattasse, adesso ti conoscono, e noi facciamo risentire, se la regia è pronta, farei ripassare il pezzo, così entra nell'orecchio. Okay. Vediamo se la regia è pronta a rimandarmi il pezzo, dopo continuiamo. Nelle mie ossa canta Lucia Rocchetta. Si vede questa neve che mi brucia le vene, e le fiamme nella testa son vere. Verso un po' di vino dentro il bicchiere, nello specchio mi scopro da sola, e questa immagine non ho dalla gola. Tutto intorno a me si scolora, dimmi dove andiamo allora. Questo è un pezzo inedito, sì. Nelle mie ossa, ne abbiamo parlato prima di questo pezzo, e devo dire che se uno non ti conosce sembra una cantante già affermata, invece quando diciamo sei una rivelazione della musica, arrivata al terzo posto, ripeto, del premio nazionale, internazionale I miei mattini. Insomma, però per arrivare a tutto ciò ti seguiranno tante persone, penso, sì. Perché non è che vai da solo, ti presenti. È giusto ringraziare le persone che ti stanno accompagnando in questo ancora piccolo viaggio, che mi auguro che sarà lungo per la tua carriera. Sì, infatti vorrei ringraziare tantissimo Francesco Sacco, che in questi giorni mi sta aiutando davvero tanto, ma anche Vittorio, i ragazzi della mia band, che comunque grazie a loro io sto facendo molta, molta esperienza, quindi anche a livello proprio musicale, tecnico, perché prima non ho potuto, e niente, quindi vorrei ringraziarli tanto. Dimmi una cosa, in famiglia come si vive questo momento, diciamo, non di successo, perché il successo è un'altra cosa. Beh, certo. Questo momento che ti sei dedicato alla musica e sta piacendo in giro, perché è stato già messo sui social, sta andando in televisione, perciò ha già una piccola visibilità, non certo il grande pubblico, perché ancora non si è entrato diciamo,
nelle grosse produzioni, ecco. Però già avere un tuo pubblico, i tuoi ammiratori, così si fa il follower. Il follower, insomma, è importante, no? E come la vivi questa cosa? Bene, sicuramente, anche perché da parte dei miei familiari, delle persone più strette, sto avendo molto sostegno. Sono molto entusiasti anche del piccolo traguardo che ho raggiunto, e questo per me significa tanto, perché quando hai le persone che a te più vicine che credono in te è la cosa più importante, quindi per me questo è davvero la cosa importante. Penso che importante su questo mestiere è lo studio, sì, lo studio normale e poi lo studio nella direzione musicale, no? Perché ci vuole un comportamento, non sapere esibirsi, non sapere, diciamo, comportarsi anche davanti a una telecamera, e logicamente, giustamente, tu ancora non sei così esperta, no? Esatto. Mi auguro che nel tempo raggiungerà la maturità, e queste sono le persone che ti seguiranno a fare queste cose. Però tu parli di un gruppo, una tua band. Sì. In questa tua band, questa è un'idea, un inedito, fare delle serate. Sì. E queste serate, quali pezzi ti piacciono di più, che ti esibisci, che ti immedesimi? Allora, la nostra band è una band che propone diversi brani. All'inizio è stato un po' difficile, perché appunto mi sono trovata a dover cantare dei brani, dei pezzi che magari io non avevo neanche mai ascoltato, certo. Quindi è stato molto difficile. Però con il passare del tempo, appunto come ho detto prima, anche grazie a Vittorio, essere seguita, invogliata a cantarli quei pezzi, diciamo che in realtà io sono una persona che interpreta un po' molto quello che va a cantare. Quindi secondo me anche grazie a questo ho modo di trasmettere sensazioni alle persone, me lo auguro, di trasmettere sensazioni alle persone. Quindi comunque, una piccola parentesi, proponiamo diversi brani, appunto, quindi sono diversi, non ce n'è uno in particolare. Ci sono diversi generi. Sì, sì, sì. È una cosa, però il genere che mi piace, che come ti esibisci, è stato il pezzo che hai fatto bene mia mattina, no? Sì. Un pezzo interpretato che sembrava cucito a misura su di te. Sì. Cioè, anche la postura che avevi sul palco era proprio il pezzo, capite? Perché è importante la postura, il trucco, i capelli, come ti presenti, e in quel caso, per quello che è il mio giudizio da, diciamo, inesperto, è un'immagine positiva che ti colpisce subito. Perciò devo dire brava ai truccatori, bravo allo stilista, bravo a chi ha scelto la musica, i pezzi, tu, bravi a tutti, perché avete dato proprio l'impostazione al pezzo anche con la persona. Perché io dico, quando un cantante fa un pezzo, il cantante, come è vestito, come, esatto, si presenta, esatto, deve rappresentare un po' il pezzo, sì, no? Sì, sì. Allora tu, in quel caso, nel piano mio Martina, avete saputo cucire tutte queste cose e fare un buon vestito su di te. Complimenti su, grazie, questa cosa. E poi ti volevo dire un'altra cosa, ma l'estate ne fai serate? Allora, facciamo delle serate insieme alla band. Speriamo che a breve ne faremo altre. Quest'estate sì, abbiamo fatto alcune serate, però comunque essendo il primo anno, le prime volte che cantavamo insieme, è stato un po' più di un anno di conoscenza per imparare, questo, più tecnico, diciamo così. Tu mi hai detto che sei fidanzata, ma sì, il tuo fidanzato, lo salutiamo, che non conosco, sì. O i tuoi genitori, i tuoi nonni, chi è vicino a te, no? Ti stanno aiutando in questo percorso musicale che tu vuoi affrontare? Tantissimo, mi stanno sostenendo tantissimo, anche il mio ragazzo che saluto, ma anche mia cugina che è qui. È qui con noi? Sì. Anche Francesco Sacco. Anche Francesco Sacco, esatto. Ecco, l'unica persona che ha sbagliato forse è due. No, scherzo, perché io voglio tanto bene a Francesco ed è veramente un esperto. Io ti dico, sì, di seguirlo, perché Francesco è un critico musicale veramente. Era giusto che questa intervista te la facesse lui. Però penso che se te la fa lui diventa un po' più complicata la cosa, perché ti conosce troppo bene
e non ti farebbe le domande che ti potrebbe fare la persona di strada. Lui è molto tecnico, però è preciso. Ho sbagliato? No. È così. È così. Allora, però devi avere questo, devi parlare di più. Sì. Lo so che nella prima intervista sei un po' chiusa dentro di te, però piano piano arriviamo tutti. Piano, io mi piano. Ricordo, io mi posso vantare per la verità di aver intervistato quasi tutte a Sanremo, no? Conosco veramente, sono 34 anni, le ho viste di cantante, no? E mi ricordo a Risa, la prima volta che lo, oppure Rocco Hunt, la prima volta che vennero a Sanremo con nuove proposte, erano loro che si invitavano a farsi intervistare a Sanremo, no? E mi ricordo che poi vinse quell'anno nuove proposte a Risa. Mi ricordo che è rimasto un buon rapporto, mi ricordo che era proprio timido, non riusciva a dire una parola, perché è il primo impatto, tutte quelle tre, poi sarebbe un palcoscenico, diciamo, al di fuori del Teatro Arson, diventa un altro palcoscenico, no? Attenzionato da tutti i media, e gli disse proprio che si doveva, adesso ormai è aperta perché ormai è diventata una grande cantante, grande maturità, insomma. Mi ricordo proprio la Risa, la prima intervista che fece a Risa, a Rocco Hunt, che avevano una timidezza di proprio quelli imbarazzanti, no? E mi mettevano in difficoltà pure al sottoscritto. Infatti ogni volta che lo incontro mi ricordano, ma ti ricordo la prima intervista che se veniva un incoglionito? Insomma, però poi io disse delle cose e loro riconoscono questo fatto che hanno avuto grande successo. Lo stesso successo te lo auguro a te. Grazie. Allora, parliamo d'altro. Innanzitutto, che scuola fai? Allora, io ho finito un professionale per il turismo. E appunto vorrei iniziare l'università a scienze della nutrizione. Ma al di là delle scienze della nutrizione, del turismo, tutto quanto, no? La tua vera passione, la tua vera carriera che potresti fare nella vita, che cos'è? È il canto. La musica, diciamo. Sì, la musica. Canto. Tu suoni qualche strumento? No, purtroppo no. Però c'è una bella voce, è già uno strumento. Sì, infatti, vuole già tanto. Vabbè, io ti ringrazio per il momento. Vi ricordo chi vuole vedere a Lucia Rocchetta, che non è una pubblicità, ma è un'artista. La può vedere domenica al programma di Renato Granetti. E poi su questa, sempre su questa piattaforma, su STV Calabria 1, social, Facebook e Globo TV, anche e su STV, anche su Facebook e YouTube, e poi sul canale Digitale Terrestre regionale 94 e 98. Perciò noi cercheremo di darti la massima visibilità, ci auguriamo che avrai grande successo e ritornerai qui da noi. Grazie. Solo una cosa, dimmi. Vorrei dire che il mio pezzo è disponibile su, potete ascoltarlo su YouTube, su Spotify, quindi mi raccomando, ascoltatelo. Ecco, questo è un errore mio e è stato bene a correggere il tiro. Bene, grazie a tutti. Grazie. E ci vediamo alla prossima.